Omero nell'Iliade scrive: l'eroe piange, tanto nel dolore quanto nella commozione. Nei secoli dopo abbiamo gli scienziati che cominciano a sezionare il nostro cervello alla ricerca della sede delle emozioni. Quindi, da una parte abbiamo il pensiero, l'agire romantico, eroico, che attraversa tutta la nostra storia, che parte dall'epica fino a tutto quello che è l'esperienza passionale, romantica nell'arte, nella scienza e nelle varie discipline. Dall'altra parte abbiamo gli studiosi. Sapete che Aristotele è stato uno dei primi a cercare la sede delle emozioni nel cervello, ipotizzando tutto, inventando come la scienza moderna fa delle idee che poi devono essere surrogate dai fatti. Leonardo da Vinci, pochi sanno, che è stato uno dei primi grandi neuroscienziati. Lui sezionava i cadaveri che acquistava a pagamento dal cimitero di Firenze, alla ricerca soprattutto, dopo aver come dire, anatomizzato tutto il corpo, nel cervello la sede del senso fondamentale. E pensate che lui aveva imparato il latino per poter leggere Aristotele, perché Aristotele era il primo a trattare del senso universale, ma il senso universale era l'emozione. Lo scienziato si distacca dall'eroe perché è colui che analizza le emozioni con distacco, con freddezza. Poi abbiamo il monaco che da sempre invoca, prega, soffre, perché deve gestire le sue emozioni, deve insegnare agli esseri umani a gestire le loro emozioni. Se voi andaste a rileggere quella che è tutta la storia delle divinità elleniche, vedreste che la maggioranza degli dei vengono descritti soprattutto per il loro lato emotivo, non per il loro lato razionale. Solo poi con le grandi religioni monoteiste arrivano i dei capaci di pensare in modo razionale. Le divinità greche si uccidono, si tradiscono, copulano, producono figli, uccidono figli, mangiano figli, fanno di tutto, no? Tutto in virtù di emozioni. Quindi, come vedete, parlare di emozioni in senso veramente reale non può essere ridotto allo studio neuroscientifico delle localizzazioni delle emozioni nel palioencefalo, e non può essere nemmeno ridotto a qualche studio da laboratorio sugli stimoli che attivano emozioni. Le emozioni ci pervadono da sempre. Sono una parte fondamentale della nostra esistenza. Anzi, direi proprio le scienze che dovevano dimostrare che la coscienza avrebbe potuto controllare le emozioni hanno dimostrato esattamente il contrario. Sapete che le neuroscienze negli ultimi 15 anni hanno dimostrato in modo assolutamente incontestabile che oltre l'80% del nostro agire avviene al di sotto del livello della coscienza e è influenzato soprattutto dalle nostre emozioni. Quindi, come vedete, le emozioni sono tornate alla ribalta come non solo una risposta romantica, passionale, ma sono il vero drive della nostra vita. Anzi, c'è chi si è spinto oltre, un emerito professore di Harvard, Daniel Dennett, definisce le emozioni le nostre competenze senza comprensione. Ve lo ripeto perché è molto curioso l'acronimo: competenze senza comprensione. È fantastico. Lui sostiene anche che in realtà, per vivere adattati alla realtà e essere felici, avremmo bisogno solo di queste. La coscienza è un optional che più delle volte ci complica la vita. È un po' esagerato perché è un darwiniano, ma in realtà ci riconduce a un concetto delle emozioni che negli ultimi 25 anni gli autori che più se ne sono occupati hanno perso.
ovvero il fatto che le emozioni sono la nostra risposta adattiva agli stimoli interni ed esterni. Quindi, se io mi spavento, questo permette al mio organismo di rispondere millesimi di secondi come nessun robot ancora riesce a fare, riconoscendo lo stimolo e reagendo nella maniera più adattiva. Quando questa parte non funziona così bene come accade al 30% delle persone negli ultimi anni, si va sull'attacco di panico. Ma non funziona così bene perché non siamo più abituati a cavalcare le emozioni, cerchiamo di sedarle, di limitarle, di ingabbiarle, di condizionarle. Pensate, la paura è l'emozione più importante, viene prima e dopo di tutto. Eppure nella nostra cultura la paura è un nemico, la paura va sedata, va costretta, va controllata, mentre la paura, se si impara a guardarla in faccia, diventa coraggio, è la più nostra grande alleata. Io ho solo citato una delle emozioni primarie, forse la più atavica, la più importante, quella che si osserva per prima nei bambini. Veniamo quindi al punto, il fatto che le emozioni, lo studio delle emozioni è una delle parti della psicologia, della psichiatria, della neuroscienza, della biologia più contrastata. Perché se voi digitate il termine emozioni troverete tutto e di più. Ma se andate a vedere la metodologia delle ricerche che hanno condotto a poi formulare dei modelli di conoscenza delle emozioni, e se siete un pochettino preparati in questo argomento, vi renderete conto che fanno acqua da tutte le parti. Sono come delle navi forate che prima o dopo devono affondare. Se noi partiamo da lontano, come ho appena citato, lo studio delle emozioni si divide nelle tre dinamiche fondamentali: la parte artistica, che è poi quella eroica, la parte scientifica, che è quella del freddo sezionatore, la parte religiosa, che è quella dei valori, della morale e di come gestire, fare i conti con le emozioni mettendole all'interno di una dottrina che ti indica qual è il comportamento giusto, qual è quello sbagliato. Ma se noi arriviamo più vicini a noi, ci rendiamo conto che sulle emozioni, soprattutto negli ultimi decenni, sono state scritte cose che non è che sono solo contraddittorie fra di loro, ma sono veramente un guazzabuglio. Allora, i primi studiosi che si permisero di classificare le emozioni, Ekman, Goleman, altri prima di loro, le classificavano in 5, 6, poi siamo passati a 11, poi 17, adesso sono diventate 27. 27 emozioni, divise fra emozioni primarie, emozioni secondarie, emozioni sociali. La cosa divertente è che se tu analizzi questi modi di classificare, ti rendi conto che molte delle definizioni descrivono sentimenti e non emozioni, stati d'animo, non emozioni, addirittura meccanismi fisiologici come l'ansia. Voi sappiate che tra le 27 emozioni anche l'ansia è messa come emozione. Ora, uno studente di fisiologia del primo anno di medicina o di psicofisiologia del primo anno di psicologia sa che l'ansia è il meccanismo fisiologico della paura, è l'allarme che scatta, ma viene annoverato tra le emozioni. Ma non me ne voglia per certi aspetti l'amico Ekman, ma la sua classificazione, che è forse la più famosa delle emozioni, fa anch'essa acqua da tutte le parti, perché si basa su un metodo un pochettino contorto. Lui ha studiato la comunicazione non verbale dell'espressione delle emozioni. Siccome la comunicazione non verbale esprime certe cose, lui ha ricondotto che ci sono tali emozioni, ma questa è una trasfigurazione assolutamente arbitraria. Ma poi non solo, siccome scrive in americano, che non è inglese,
classifica emozioni usando dei termini che per noi latini, che siamo abituati a una logica un pochettino più attenta, ci fanno sorridere. Non si può pensare che la gioia sia un'emozione primaria e che la tristezza sia un'emozione primaria, perché sia gioia che tristezza sono stati d'animo persistenti, mentre l'emozione è qualcosa che si innesca rapidamente e risponde rapidamente. La gioia è l'effetto di un piacere persistente. L'emozione primaria che corrisponde alla gioia è il piacere. Così la tristezza è un dolore che persiste. Quindi è il dolore l'emozione primaria, non la tristezza. Quindi, come vedete, parlare delle emozioni in modo veramente rigoroso, ma non rigido, ci impone anche una disamina piuttosto importante della maggioranza degli studi fatti sulle emozioni. E ridimensionare totalmente una classificazione che, come va di moda oggi, soprattutto nelle cosiddette scienze cognitive, sembra che il furore classificatorio vada avanti a tutto. Ma la classificazione non ci dice nulla delle dinamiche, non ci dice nulla delle interazioni. Se invece noi andiamo a osservare le emozioni primarie, vale a dire quelle che appaiono in un bambino quando cresce, o quelle che nessuno può negare tra tutti i ricercatori che esistano. C'è stato un sociologo, Kemper, che ha fatto una sorta di meta-analisi di tutti gli studi sulle emozioni e ha visto che ce ne sono solo quattro che vengono citate da tutti, che sono, guarda caso, paura, piacere, dolore, rabbia, che sono non a caso quelle che Piaget, gli studiosi di psicologia evolutiva come Kagan hanno osservato nei bambini nella loro evoluzione. Noi potremmo dire, nella tradizione dell'approccio strategico pragmatico a risolvere problemi, sono le quattro emozioni primarie che ci permettono di innescare delle leve vantaggiose per cambiamenti terapeutici che riguardano anche le altre emozioni secondarie. Perché in realtà fare leva sulla paura, fare leva sul dolore, fare leva sul piacere, fare leva sulla rabbia, ci permette di innescare tutte le altre. Sono in senso cibernetico dei riduttori di complessità. Se io riesco a utilizzare quelli, grazie a quelli, controllo tutti gli altri. Quindi abbiamo anche la prova che piace tanto agli avvocati, la controprova. Oppure potremmo dire la prova sperimentale sul campo. Pertanto, ad oggi, se noi vogliamo parlare di emozioni e parlarne in modo da studiarle al fine di saperle gestire, non ingabbiare, non reprimere, perché le emozioni sono più forti di noi, sono competenze senza comprensione. Quindi arrivano prima della nostra coscienza. Quindi l'illusione di controllarle, che è l'illusione che parte da Platone 2400 anni fa fino ad oggi, di usare il pensiero, di usare il pensiero razionale, la ragione per controllarle, è solo fallimentare. Le emozioni vanno prima di tutto accettate per quello che sono, sono le nostre più importanti risposte adattive. Il nostro organismo, grazie alle risposte emozionali a certe percezioni, qui apro un altro ambito importante, il mondo della percezione, che è strettamente connesso col mondo dell'emozione. Io percepisco una cosa, le emozioni riconoscono quella cosa, mi fanno rispondere, e mi fanno rispondere in millesimi di secondi senza il vaglio del pensiero razionale della coscienza, altrimenti saremmo in ritardo. Se io inciampo per le scale, riprendo l'equilibrio perché il meccanismo dell'allarme mi fa rispondere senza coscienza in millesimi di secondi. Se io riconosco uno stimolo piacevole e posso lasciarmici andare senza correre il rischio, grazie proprio all'emozione del piacere che riconosce quello stimolo
come qualcosa di non pericoloso. Chiaro, quando viene condizionato, assoggettato, distorto, mi fa riconoscere come stimolo il piacere anche la cosa più pericolosa che poi mi distruggerà, come la droga, come le dipendenze varie. Il dolore, noi viviamo in una società dove il dolore deve essere annullato. Noi siamo una società del benessere. Benessere equivale a zero dolore. Vi do una notizia che molti di voi probabilmente non conoscono. Sapete che negli Stati Uniti, e noi europei siamo un pochettino vittime da tutto ciò che arriva dagli Stati Uniti, perché pensiamo che ciò che arriva da là sia meglio di quello che c'è qua, anche quando non è nemmeno lontanamente così. Ma negli Stati Uniti la forma di tossicodipendenza più importante negli ultimi 5 anni è la dipendenza da antidolorifici, painkiller, oppiacei. Lo stato dell'Oregon e prima ancora lo stato dell'Arkansas hanno denunciato case farmaceutiche chiedendo rimborsi straordinari perché hanno misurato oltre il 70% di persone dipendenti da oppiacei, antidolorifici, il 70%. E la mortalità dovuta a antidolorifici ha superato quella dell'eroina, delle metanfetamine e della cocaina sommate. Sta arrivando anche da noi. È curioso perché da noi in Europa sta arrivando attraverso una categoria non sospetta, i medici, che si autoprescrivono antidolorifici e finiscono per diventarne drammaticamente vittime. A me è capitato un caso curioso proprio quest'estate di un medico che da Nizza è venuto ad Arezzo per farsi curare per una mialgia generalizzata, un dolore generalizzato in tutto il corpo. Io faccio tutta l'indagine su questo per verificare se devo utilizzare una tecnica più strategica, una tecnica più ipnotica, e mentre faccio l'indagine scopro che lei prende da anni painkillers medicinali, quindi che ha dosaggi astronomici. E io le faccio notare: ma tu sei un medico, sei una che sei appena andata in pensione, un ricercatore, ma sai cosa sono oppiacei? E lei mi dice: sì, ora che parlo con te me ne rendo conto, finora non me ne ero mai resa conto. Perché quando tu sei dentro il sistema, anche se sei la persona più intelligente, non sei in grado di vedere il funzionamento del sistema. Questo è il teorema dell'indecidibilità di Gödel, scritto ai primi del Novecento per la scienza. Quindi questo non ci deve stupire. Noi siamo una società che vuole abbattere il dolore, ma il dolore, sappiate, il dolore emotivo, il dolore da perdita, da lutto, è come la febbre per il corpo. Senza la febbre non si guarisce. Il dolore, se io lo attraverso, mi fa guarire dalle ferite peggiori da un punto di vista emotivo. Ma come scrive il mio amico Emil Cioran, il coraggio che manca ai più è il coraggio di soffrire per cessare di soffrire. La maggioranza delle persone non vuole passarci nel mezzo per venirne fuori e quindi ci resta dentro, nella palude. Ma la promessa della società è la promessa di una società senza dolore. Oggi stesso leggevo degli articoli dove ancora si pensa che la psichiatria del futuro sarà la psichiatria che elimina la sofferenza e il dolore. Quando uscì il farmaco Prozac, nuovo farmaco, sapete che la molecola del 1963, nuovo farmaco. Ok, bene. Un autore scrisse un libro famosissimo, Listening to Prozac. E l'idea era: costruiamo una società dove grazie al Prozac, la pillola della felicità, tutti sono felici. Ancora questo sogno esiste, che è il contrario di gestire le emozioni, vuol dire sedarle. La rabbia, urlando furiosa, a tutti ci fa venire repulsione, no? Colui che uccide gli innocenti per la sua furiosa rabbia perché non riesce a contenerla. Ma sappiate che la rabbia, se viene veicolata e gestita, è quella, quel
stimolo psicofisiologico che ci permette di avere delle risorse per superare ostacoli che altrimenti non saremmo in grado di superare. Noi proviamo rabbia quando siamo frustrati. Frustrati vuol dire che abbiamo un obiettivo da raggiungere e non ci riusciamo, c'è qualcosa che ce lo impedisce. Se la rabbia ci fa reagire e noi la utilizziamo, troviamo una risorsa per superare quell'ostacolo che altrimenti non avremmo. Queste sono le nostre quattro emozioni primarie, sono risorse indispensabili che purtroppo nella tradizione sia della psicologia che della psichiatria, nella maggioranza dei casi vengono viste come qualche cosa da sottomettere al sublime pensiero, agli aspetti cognitivi. Questa è un'idra a cui tagli la testa, si riproduce sempre. Il sogno dell'essere umano di poter controllare tutto attraverso una conoscenza oggettiva. Pensate, il termine oggettività alla fine dell'Ottocento fu quello che fece passare da quella che veniva chiamata conoscenza intuitiva alla conoscenza scientifica. Poi Gödel, Heisenberg, Einstein e altri hanno dimostrato che la conoscenza oggettiva è impossibile, è una balla. Ma oggi, a distanza di più di 100 anni, si riproduce continuamente l'idea di una coscienza oggettiva perché l'oggettività rassicura. E con l'idea della conoscenza oggettiva, il pensiero, la razionalità, la logica, si tende a voler impacchettare le emozioni. Ora, non sono io qui a fare l'esponente del New Age, nemmeno della Beat Generation. Quindi nessuno vi dice che dovete liberarvi, perché questo è altrettanto pericoloso, è l'opposto che si unisce all'altra rigidità. Le emozioni liberate sono molto pericolose, soprattutto per chi le vive. L'emozione deve essere accettata, assecondata, cavalcata. È la nostra tigre interiore che dobbiamo imparare a cavalcare e orientare. Ma per cavalcarla, orientarla, dobbiamo farcela amica. Quindi dobbiamo creare un rapporto costruttivo e non un rapporto di sottomissione. Ma soprattutto il mondo occidentale, ma devo dire che il mondo orientale sta facendo più o meno la stessa cosa, dimenticandosi le sue sagge tradizioni, l'idea del controllo attraverso la matematizzazione di ciò che è emozionale è in questo momento la cosa che travolge la maggioranza delle masse. Il sogno che attraverso un algoritmo matematico io posso controllare tutto e avere sicuramente successo sta facendo danni inestimabili in tutto il mondo, ma continua a creare proseliti, perché l'algoritmo è una sequenza matematica. Faccio A, B, C, arrivo al risultato. È molto rassicurante, ma anche molto limitante, molto ingabbiante. Eppure, se voi pensate che in questo momento la maggioranza dei finanziamenti, persino in economia, sono sull'intelligenza artificiale, e ci si dimentica che l'intelligenza artificiale è prodotta dell'uomo e che l'intelligenza artificiale ha un piccolo limite. Non ha emozioni e quindi non si adatta, non cambia, è rigida. E l'uomo in rapporto con l'intelligenza artificiale soccombe perché l'uomo si adatta, alla fine finirà per adattarsi all'intelligenza artificiale. Aldous Huxley, quando ha scritto Il mondo nuovo, quasi 100 anni fa, prevedeva un mondo dove gli esseri umani adattati alle macchine finivano per essere sottomessi a loro proprio per questo motivo, perché da una parte sono meccanismi rigidi che non si autocorregolano, dall'altra parte meccanismi morbidi che si autocorregolano, che finiscono per essere succubi di ciò che loro hanno creato. Ora sappiate che il destino dell'uomo da sempre è essere artefice di ciò di cui diventa vittima, non ci si deve stupire. Tutte le psicopatologie nella loro costruzione ci insegnano questo.
Ma proprio perché siamo artefici di ciò di cui siamo vittime, possiamo essere artefici di ciò di cui continueremo a essere artefici. Quando noi abbiamo dato avvio a questo progetto che forse darà i suoi frutti dopo gli annunci così, fra un bel po' di tempo, perché dobbiamo riunire tutti i ricercatori più importanti, la tecnologia del fattore umano, ci riferiamo a questo. Studiamo il fattore umano, studiamo la nostra mente un po' di più. Continuiamo a studiare gli algoritmi, continuiamo a studiare certi processi che sono utili in certi ambiti e sono estremamente efficaci, ma non quando si applicano alla mente, alle emozioni, al comportamento umano, perché lì siamo in un altro campo. Sapete, Albert Einstein lascia un messaggio meraviglioso a questo riguardo. La logica ti porta da A a B a C. L'immaginazione ti porta ovunque. Nessun algoritmo è in grado di immaginare. Nessun robot è in grado di immaginare. Ma non solo, voi sappiate che anche se noi entriamo nel campo apparentemente più freddo delle decisioni più lucide, l'economia, la scienza più da laboratorio, e voi indagate su come gli scienziati prendono decisioni, su come gli economisti decidono, addirittura su come gli scacchisti, quindi gli scacchi decidono la mossa, arriviamo al fondo che lo fanno di getto. Questo è quello che ha riferito il campione famoso di scacchi norvegese. Io sto 2 ore a pensare. Poi come scegli l'opzione giusta, mi butto. Fantastico. Kahneman e Thaler, due psicologi premi Nobel per l'economia, hanno dimostrato come le decisioni economiche vengono prese più delle volte sulla scia di emozioni. Kahneman merita più rispetto di Thaler, perché Thaler ha preso il premio Nobel su un articolo di Architect of Choice. E io non ho timore a dirlo, che è una scopiazzatura di lavori già fatti nel 1930 da Kurt Lewin. Ovvero il fatto che se tu in una mensa scolastica disponi cibi per i loro colori e in sequenze diverse, influenzi la scelta dei cibi. Fantastico. Quando fu l'inizio della psicologia commerciale, la psicologia delle prime pubblicità, questi erano già stati studiati come fenomeni. Quindi è fantastico perché io amo sempre, come potete immaginare, gli studiosi che non citano le fonti. Li adoro. Però sai, è uno sport internazionale, perché il ricercatore pure è così attento a quello che lui produce che non vede tutto il resto. Si innamora delle sue teorie, delle sue ricerche e più delle volte non vede al di là di quella traiettoria. E si dimentica anche che, come direbbe Satoyana, premio Nobel tanti anni fa, non c'è nulla di nuovo sotto il cielo se non il dimenticato. Non inventiamo nulla. Tutt'al più raffiniamo qualcosa che era già stato scoperto. E devo dire, lo dico nella posizione della persona a cui vengono attribuite molte invenzioni, molte scoperte, e dico, ma quali? Quando mi dico, ma lei ha inventato la tecnica della peggiore fantasia per curare il panico? No, non l'ho inventata, l'ho solo riorganizzata Seneca, quando si prepara a essere suicidato da Nerone, aveva già inventato la tecnica della peggiore fantasia. Ai paradossi terapeutici, bah, cioè, nel mondo ellenico ci sono tutta una serie di esempi meravigliosi, come nel mondo antico cinese, di questo. Nulla si inventa. Perché abbiamo almeno 2500 anni di mondo moderno alle spalle, ma almeno 4000 di cultura molto raffinata. E se andiamo ancora indietro, al mondo egizio, all'antico cinese, arriviamo a 8000 anni prima. Quindi pensare di aver inventato qualcosa è un atto di grande arroganza. Ma sapete, le emozioni anche qui tradiscono. Perché qui c'è l'emozione piacere, il compiacimento, solo l'inventore. Ho inventato qualcosa. Ma voi pensate alla scienza. Sappiate che tutte
tutti i più grandi inventori non è che sono arrivati all'invenzione per un procedimento razionale come ci piacerebbe pensare, ma ci sono arrivati per un salto logico, per un'esperienza emozionale correttiva in un momento. Newton riceve la mela in testa all'intuizione. Fleming, grazie a cui io mi sto curando da broncopolmonite, grazie al suo antibiotico, lui ha scoperto quella che noi usiamo come antibiotico fondamentale, penicillina, incontrando una muffa sui funghi che uccideva batteri. Quando un giornalista antipatico gli chiese: "Ma lei è vero che lei ha scoperto per caso la penicillina?" Lui ha detto: "Lei ha ragione, ma sappia che il caso aiuta solo la mente preparata." Fantastico. La mente preparata. Quindi, come vedete, gestire l'emozione, la scoperta, non vuol dire l'annullamento della coscienza, vuol dire farle lavorare insieme. La coscienza predispone e analizza dopo. Durante il vissuto, durante l'esperienza, noi abbiamo bisogno del sentire, non del capire. E il sentire ci guida a quella che viene chiamata consapevolezza operativa. Io sono consapevole di quello che sento e però nel corso reagisco, non ho il tempo di pensare razionalmente. Le risposte vengono fluide, se no arrivo in ritardo. Alcuni di voi sapranno che io lavoro con la Nazionale del Schermo ormai da molti anni, adesso ci prepariamo alla prossima Olimpiade. E immaginate se uno schermitore deve pensare a ogni colpo, le prende tutte le botte. Ha bisogno di quella che noi abbiamo definito insieme a Stefano Bartoli, che vi presento, una educata incoscienza. L'educata incoscienza è mettere insieme coscienza e emozione nella sensazione di un gesto che, grazie al fatto che rendo quel gesto piacevole e vincente, mi viene da ripeterlo in situazione anche di estrema fatica senza coscienza. Quindi non sto dicendo che il pensiero razionale e la coscienza non siano importanti, lo sono moltissimo, ma non come sede olimpo delle attività più elevate dell'essere umano. Devono interagire, e interagire in una posizione minore, non in una posizione maggiore, con le nostre percezioni e le nostre emozioni. Noi sappiamo per esperienza trentennale e ormai non decine di migliaia di casi, che sono quelli che ho trattato io personalmente, ma milioni di casi trattati dagli allievi e dai collaboratori di tutto il mondo, che se tu vuoi cambiare il comportamento di una persona che ha un disturbo patologico, devi fargli vivere esperienze emozionali correttive. Vedete? Esperienze emozionali correttive. Devi cambiare la sua percezione, fargliele vivere quell'esperienza, allora da lì cambia. E su questo badate bene. Sembra una roba fantastica. Sono d'accordo tutti i psicoterapeuti di qualunque approccio. È il fattore unificante della psicoterapia, l'esperienza emozionale correttiva. Quindi pensate all'emozione quanto è importante. I nostri meccanismi emotivi, come affermavo prima, sono ciò che ci permettono di adattarci. Però per fare questo abbiamo bisogno di non rifiutarle, reprimerle, condizionarle. Dobbiamo imparare a cavalcare la nostra tigre interiore, a farsela amica e fare in modo che sia lei a dire: "Monta nella mia groppa e ti porto su nella collina", con un'antica immagine cinese. Ora, tanto per darvi ancora qualche immagine simpatica dei delitti che possiamo attribuire all'eccesso di valore dato al pensiero intellettuale. Voi sapete che il fondatore della ragione dell'Occidente è il filosofo più famoso, Immanuel Kant. È l'Olimpo, critica della ragion pratica, critica della ragion pura. Bene. Ma pochi di voi sapranno che Immanuel Kant, per tutta la vita, non ha mai frequentato o toccato una donna.
era convinto che così facendo avrebbe contaminato la purezza del suo pensiero, della sua ragione. È meraviglioso, vero? Oggi non avrebbe avuto tanto successo. Ma vi posso assicurare che di profeti di questo tipo tutta la storia della filosofia, la storia delle religioni è piena. Allora, tanto per non essere l'antiragione, c'è un altro filosofo importante che è all'opposto di Kant, perché è uno dei cosiddetti filosofi razionali, Schopenhauer. Schopenhauer, lo deve sapere, è una persona che ha vissuto una vita veramente ignobile, non amava lavarsi, quindi puzzava, non si prendeva cura di sé, non si vestiva bene, insomma, e quindi aveva scarso successo con le donne. Però lui si riteneva la persona con il pensiero più elevato possibile. È vero, se voi leggete il suo libro Il mondo come rappresentazione e volontà, dite mamma mia. Ma siccome lui al suo tempo aveva così scarso successo, tanto che insegnava nella stessa università, lui e Hegel. Hegel aveva l'aula magna sempre piena, lui faceva lezioni in una piccola auletta dove aveva sì e no 10-20 persone, di fedeli allievi, tra cui anche Friedrich Nietzsche, che poi si dissociò qualche decennio dopo. Ma la cosa più curiosa, siccome lui non poteva mantenersi con la sua opera di filosofo, perché una volta erano un po' più saggi di oggi. L'università pagava solo i professori che riempivano le aule. Oggi, siccome l'università è pubblica, i professori vengono pagati per fare nulla. Parla un accademico, ok? Bene, però è noto che è così. Bene. Allora vengono pagati. Allora lui non guadagnava. Allora fu molto intelligente perché si inventò un modo per fare soldi e mantenersi, pubblicare piccoli manualetti di istruzione per le persone. Uno dei suoi manuali più famosi era Come farsi dire di sì dalle donne. Ora voi sappiate che Schopenhauer non è mai riuscito ad andare a letto con una donna, ma nemmeno avere una fidanzata. Persino la sua governante, quando lui aveva oltre 60 anni e disperato non trovava una donna, si rifiutò di stare con lui dicendogli sei brutto e puzzi. Quindi Karl Kraus scrive qualche decennio dopo: chi non sa fare insegna. Ma badate bene, se noi arriviamo ai decenni ultimi, noi troviamo nel campo delle emozioni molti personaggi simili a Schopenhauer o a Kant, anche se ci sembra così strano. Troviamo gli asceti che si devono assolutamente elevare meditando ed evitando tutto ciò che contamina. Troviamo i profeti della mindfulness: devi essere sempre lì, presente, nel momento presente, a sentire tutto. Quindi ora io, mentre parlo, devo ascoltare il microfono come vibra la mia voce, essere qui presente in ogni momento, che vuol dire faccio i mille piedi che controlla, i mille piedi si blocca. Quindi ne abbiamo di tutte e di più. Oppure abbiamo sempre la Beat Generation, la New Age, sii spontaneo, che è meraviglioso. Perché nel momento in cui io mi dico sì spontaneo, posso essere più spontaneo? No. Perché diventa un atto volontario. È il paradosso del sì spontaneo. Quindi, come vedete, il mondo delle emozioni è un mondo veramente particolare. Ove devo dire, una delle cose che sorprende di più è che la ricerca sulle emozioni è davvero per certi aspetti non così rigorosa e fallace, e utilizza spesso metodologie ben poco accreditabili e affidabili. Ora, quello che siamo venuti a sapere invece dall'esperienza pragmatica della gestione delle emozioni, quindi mettendo alla prova il lavoro sulle persone che devono cambiare, sulle persone che devono gestire emozioni talvolta forti come pazienti gravi, atleti,
performer, artisti, è che le quattro emozioni di base sono le nostre leve vantaggiose, su cui dobbiamo imparare a premere nel modo giusto, né troppo forte né troppo piano, e orientate nella direzione giusta. Non è facile, per niente. E non è mai definitivo, non si impara una volta per tutte, perché tutte le volte si deve ricominciare, perché poi il mondo cambia, le situazioni cambiano, ci sono sempre nuovi stimoli, nuove cose. Ma pensate, il fondatore della psicologia moderna, e per me ancora il più grande psicologo mai esistito, William James, dava già una definizione, la più moderna che conosca in psicologia delle emozioni. Lui diceva, le emozioni sono la percezione dei cambiamenti interni ed esterni e l'attivazione della risposta dell'organismo, che già preludeva l'immagine che sono dei meccanismi adattivi e che vengono prima di tutto il resto. Allora, se noi vogliamo guidare noi stessi o gli altri a cambiare in una direzione costruttiva, essere capaci di raggiungere obiettivi, essere in grado di superare ostacoli, di risolvere problemi, dobbiamo mettere insieme la nostra capacità di agire, la coscienza, la consapevolezza operativa, il nostro modo di percepire le cose, incrementando più possibile i nostri punti di vista, per stimolare quelle risposte che poi cavalcate, educate, diventano la nostra risorsa più importante. Le nostre emozioni. Grazie. Adesso, se qualcheduno vuole fare domande, mi aiuta ad approfondire argomenti che ovviamente nell'ambito di una breve presentazione non potevo fare. Oppure criticate, aggredite, tirate fuori le vostre emozioni. Ora, in tema di emozioni si direbbe che l'emozione è paura sotto forma di timore di esporsi, blocca. Eccolo. Vedete, il coraggioso è arrivato. Sul tema rabbia è interessante il fatto che può essere una sorta di benzina, da quello che ho capito, per farci fare cose utili. L'importante è non cadere nell'eccesso e qui il problema può essere fino a che punto la rabbia è dovuta a un trauma, che è qualcosa che arriva da lontano, o è dovuta a fattori esterni che stressano talmente tanto che possono portarti a un punto di non ritorno. E uno vorrebbe non arrabbiarsi e invece si ritrova arrabbiato di nuovo. Beh, ci siamo dimenticati i fattori interni. Io posso essere arrabbiato perché io percepisco le cose in un modo per cui mi arrabbio. Il paranoico che vede tutti contro di sé percepisce un pericolo che non esiste, ma lui reagisce a quel pericolo che lui ha inventato e che poi lui subisce, a cui reagisce aggressivamente. Però il punto non è se la rabbia deriva dal trauma, se deriva da qualcosa, da frustrazione esterna, da qualcosa di interno. Il problema è che la rabbia, essendo una nostra risposta adattiva, riesce ad attivare in noi delle risorse che non abbiamo con lo sforzo di volontà. Quante volte vedete atleti superare un record quando c'è quello che lo sfida, che supera il suo record e lui per quello va oltre? Continuamente. L'atleta che io amo di più tra tutti quelli che ho seguito, Alessia Zecchini, la campionessa di immersione in assetto costante, ha fatto 113 metri dopo aver fatto un record da 110, perché una sua rivale ha fatto 112 metri. Lei, senza nemmeno rispettare un po' i criteri di sicurezza, si è tuffata subito dopo, ha fatto 113 metri. La rabbia è
la frustrazione le ha dato una spinta in più. Bisogna stare molto attenti perché la rabbia ti può prendere e far fare cose oltre di cui poi paghi il prezzo tu e gli altri in modo esagerato. Quindi la rabbia va rivalutata perché è una leva vantaggiosa se viene canalizzata nel modo giusto. La rabbia ci permette di superare gli ostacoli più elevati, perché ci dà troppo fastidio la frustrazione di non riuscirci, no? E quindi ci spinge oltre, ci fa tirare fuori quella forza, la spinta in più. Ma se la rabbia è furibonda, ci fa essere iperreattivi, ci facciamo solo del male. Qua il microfono, prego. Proprio a proposito degli eccessi di rabbia, in che modo tu che te ne rendi conto che hai l'eccesso in quel momento che ti stacca il cervello, o quando assisti a qualcuno che ha l'eccesso di rabbia, in quel momento di forte emotività, come, cosa possiamo fare per aiutare e noi stessi quando magari ce ne rendiamo conto e quando assistiamo a degli eventi così che sono pericolosi, come diceva, per sé o per gli altri, o proteggerci o incoraggiare a un intervento. Allora, è chiaro che non abbiamo la pasticchina del momento. Esatto. È un addestramento precedente. Cioè, io riesco a canalizzare la mia rabbia in modo costruttivo se io imparo quotidianamente a far emergere la mia rabbia, canalizzarla. Per esempio, ce l'ho con qualcheduno e, come insegna di nuovo il mio amico Choran, prendo carta e lettera e gli scrivo tutte le cose peggiori che gli vorrei dire. Gliele scrivo il primo giorno, il secondo giorno, il terzo giorno. Dopo un po' di giorni che gli scrivo, non sono più arrabbiato con lui, mi fa anche tenerezza. E lui scrive: questo è l'espediente grazie al quale sono riuscito a convivere con me stesso. Fantastico. Ma quando, per esempio, io assisto a un acting out di rabbia estrema, il modo migliore per gestire questa cosa è guardare la persona e dire: so che ti fa bene, sfogati con me. Ok, e quando diventa violenza fisica, lì siamo oltre, e in quel caso, perdonami, dei bambini che sanno scrivere ancora bene completamente quello che sentono. Sì, ma lì abbiamo detto che la cosa più importante è il lavoro preventivo, perché sul momento dovresti solo fare un intervento repressivo. Io non ho paura a dire questa cosa: quando una persona diventa violenta va solo repressa in qualunque modo. La violenza fisica mai deve essere tollerata, mai, tanto di più sui bambini. E tanti genitori, al maschile o al femminile, che per essere democraticamente comprensivi col partner accettano questo, sono complici colpevoli altrettanto del genitore maltrattante. Sapete, io in questi 35 anni di psicoterapia con casi estremi, perché io lavoro solo su casi estremi ormai da tanto tempo, come nel film Blade Runner, potrei dire: ho visto cose che voi umani nemmeno potete immaginare. Ma quando ti senti raccontare che c'è un padre che abusa delle due figlie, che la madre è connivente, sa tutto, si chiude nella stanza, o uno dei due genitori frusta sangue il figlio legato a una sedia, cioè, e l'altro, c'è connivenza. Quindi quando si arriva alla violenza fisica non c'è mai, e non ci deve essere mai, tolleranza zero, altrimenti si è complici. È brutto dirlo, ma se no ci raccontiamo favole, ok? E diventiamo complici di chi usa la violenza per sottomettere altri.
Allora, questa è un'emozione che va di moda stasera. Siete tutti arrabbiati, spiegatemi come mai. Non c'è un gaudente qui. Prego. La rabbia contratta nel tempo, cioè una rabbia che magari per situazioni familiari e quant'altro contratta nel tempo, quindi è un sentimento che può essere ugualmente reso positivo. Allora, la rabbia reiterata nel tempo è un veleno che uno si beve ogni giorno e che intossica a tal punto che è uno dei primi motivi, per esempio, di malattie psicosomatiche come la mialgia generalizzata o altre forme come l'ulcera duodenale, perché la frustrazione ti corrode da dentro. Cioè, colui che è frustrato e non reagisce si corrode. Non è che la risposta è reagisco altrettanto aggressivamente, è che io devo esternare quella rabbia, che io la esterni con qualcheduno di caro che mi ascolta, che io la esterni con uno psicoterapeuta, che sia guidato a scrivere, ripercorrere tutto ciò che mi fa avvelenare e dannare, ma devo spurgare da dentro di me quel veleno, poi però imparare ad agire in modo adeguato contro chi mi fa bere il veleno, compreso me stesso, perché più delle volte è così. Guardando le emozioni primarie, quindi paura, piacere, dolore, rabbia, si nota subito che solo una è piacevole, il piacere, no? E quindi mi chiedevo quanto noi giudichiamo le emozioni, perché anche nella rabbia tu dicevi che se è vista in maniera equilibrata può essere un motore, e quanto siamo fatti per avere anche queste emozioni, tra virgolette, negative. Ah, allora, questa è una terminologia morale. Emozioni positive e emozioni negative è una delle domande che si ripete ogni volta che io parlo di questo argomento. Ma le emozioni sono emozioni, non sono né positive né negative, sono emozioni, sono risposte adattive a stimoli interni o esterni. Quindi non ce n'è una che è buona perché è piacevole, ma guarda che le cose più terribili al mondo sono state fatte per il piacere. La pedofilia, i crimini verso l'umanità sono stati fatti tutti sulla scia del piacere. Quindi non è, siccome piacevole, l'emozione positiva, tanto che quando tu fai dei questionari sulle emozioni, che sono tutti fasulli, la maggioranza ti risponde compiaciuta che la sua emozione è il piacere. Ma dove? Cioè, gaudenti veri ce ne sono pochissimi, perché il piacere più delle volte ti asservisce dolcemente, ti risucchia l'anima. Ma non faccio il religioso, te la risucchia perché ti conduce a fare delle cose di cui tu non hai più il controllo. Ma vogliamo parlare oggi della perversione più usuale, il cybersex? Sta per uscire un libro su questo argomento che abbiamo scritto con i miei collaboratori, una ricerca su questo. Oggi sapete che il 70% delle persone che lavorano in terminale durante l'orario di lavoro si connette con cybersex? È uno dei problemi più importanti nel mondo del lavoro, ma si deve tenere nascosto perché è vergogna, e lo fanno per piacere. Sapete che la maggioranza degli adolescenti non fanno più rapporti sessuali interpersonali perché se lo fanno con la realtà potenziata in internet? Sapete che stiamo costruendo una generazione che non farà più l'amore, ma userà le bamboline e userà soprattutto la realtà potenziata? Già ora sta succedendo. Sapete che la frequenza di rapporti sessuali in coppie stabili da 25 a 50 anni a livello mondiale ha raggiunto la media di un rapporto e mezzo al mese? Un rapporto e mezzo al mese è la statistica, e mi diverto ogni volta che ci tengo le ricerche quantitative. Io devo capire un e mezzo che significa, no?
dimmi due in tre mesi, ma non in mezzo al mese, ok? Ma sapete, è lo sfizio matematico, no? Ma il punto è che, come dicevamo, una società del benessere che vuole annullare il dolore sta annullando il vero piacere, perché propina tutta una serie di cose con accesso così facile, e il piacere quindi ti risucchia. Sono le sirene di Ulisse. Quindi non esistono emozioni positive né negative, sono emozioni, competenze senza comprensione, che ci permettono di adattarci alla realtà, che dobbiamo imparare a cavalcare, non a controllare, non a reprimere, non a condizionare, non a liberare così ai 420. Ci ha parlato più volte questa sera di cavalcare le emozioni, la tigre interiore fino a su per la collina. E con la rabbia è una cosa che anche intuitivamente si riesce a immaginare. E forse invece ti chiederei, si può farci un esempio su come si fa a cavalcare, ad esempio, un dolore, e al di là dell'accettazione, qual è il passo immediatamente successivo? Come si cavalcano le altre emozioni, anche la paura, dopo averla percepita, dopo aver avuto una qualche forma di consapevolezza? Bene, allora, cominciamo dalla paura. La paura è la cosa su cui, come dire, probabilmente ho lavorato di più negli ultimi 35 anni. La paura tu riesci a cavalcarla se impari a sentire che se tu la evochi, la esasperi, la porti alla saturazione per eccesso. Si chiama tecnica della peggiore fantasia. Più tu evochi la paura, più tu la porti al suo estremo, più collassa su se stessa. E non l'ha inventato Giorgio Nardone di nuovo, perché un antico papiro sumero recitava così: la paura guardata in faccia diventa coraggio, la paura evitata diventa timor panico. È un'antica saggezza. Quindi la paura si cavalca grazie a un effetto paradosso. Invece che cercare di controllarla, l'alimento di più per riuscire a gestirla. Il dolore lo cavalco se io lo accetto e lo vivo. Ho subito un lutto, ho perso una persona, peggio, un abbandono amoroso. Bene, ogni giorno mi do uno spazio in tempo per piangere tutte le lacrime, mi sprofondo, tocco il fondo della vista e torno a galla tutti i giorni. Se faccio questo, nell'arco di poche settimane risorgo e riprendo in mano la mia vita. Se evito di fare una cosa di questo genere con le sue varianti, l'agonia si protrae per molto tempo. Bene, vedo che ho esaurito. Oh. Mi auguravo di aver esaurito. Una volta una persona mi disse che il cervello rettiliano siede delle pulsioni e che ce ne sono soltanto due: la violenza e la sessualità. Domanda una se è vero che sono due, e domanda due come sono connesse con le emozioni. Allora, l'idea del cervello rettiliano, rimandiamola a chi ne parla, ma non è una provocazione, perché pensare che un essere umano che ha millenni e millenni di evoluzione possa essere definito cervello rettiliano, ma che ne sanno poi quelle persone il cervello dei rettili, cioè, è veramente una analogia che non è più un'analogia, è una metafora. È una metafora che non rappresenta nulla. Poi che dica che è sessualità, aggressività, è riportare veramente le cose non alla primitività, ancora prima della primitività. Cioè, è veramente voler descrivere la bestialità, è l'opposto dell'Olimpo della coscienza. Devo dire, non merita almeno commento tutto questo, anche perché da un punto di vista di ricerca scientifica non ha nessun tipo
di prova, nessun tipo di prova. Ora è vero che c'è stato qualche neuroscienziato, così faccio divertire, che un paio d'anni fa ha presentato al più famoso convegno di neurologia degli ultimi 100 anni a San Diego la sede della coscienza, il connettoma, una sorta di rete che connette il nostro cervello, è una sorta di involucro gelatinoso, e lui dice: questo, vedete, è la sede della coscienza perché fa interagire tutte le parti del cervello, e mostra questo video di questo connettoma che pulsa. E tutti i neurologi presenti, eppure tutti loro sanno bene che una neuroimmagine non è il film del cervello, è una rappresentazione computerizzata del movimento dei liquidi, lo dovrebbero sapere, ma tutti si innamorano dell'immagine. Poi qualche collega un pochettino più raffinato dice: scusi, ma da dove ha preso quell'immagine? Dal cervello di un ratto. Ora capite il metodo: o i ratti, abbiamo provato che hanno coscienza, come che i rettili hanno una mente, e la si può parlare di mente rettiliana e di cervello col connettoma di un ratto. Poi trasferire il connettoma di un ratto a quello di un essere umano è una trasposizione un pochettino grande. Quindi molto spesso anche la ricerca più sfiziosa, come abbiamo detto, rispetto alle emozioni, ha dietro delle gap, dei bias. Bias vuol dire dei biasimi, degli errori metodologici, spesso marchiani. Diffidate sempre delle notizie meravigliose e andate a vedere sempre il metodo, così come diffidate sempre dei pensatori brillanti, andate a vedere la loro vita. Tanto per farvi un esempio forse più divertente, sapete che noi ultimamente sentiamo molto parlare di Rousseau e della democrazia diretta. La mia non è una posizione politica, sono solo un anti-russoiano. Ma perché sono un anti-russoiano? Perché Rousseau è stata una delle persone più squilibrate di tutta la storia. Il fondatore della pedagogia moderna ha abbandonato 4 figli in orfanotrofio e la moglie morta di fame e di stenti, mentre lui andava in giro a fare conferenze perché aveva bisogno di apparire. E il suo concetto di democrazia diretta, veramente qualcosa che è molto più autarchico che democratico. Quindi, quando voi leggete un pensatore, leggete il suo pensiero, poi andate a vedere la sua vita, e se le due cose non si sintonizzano bene, bene, non è un buon maestro. Salve, buonasera a tutti. Volevo chiederle una cosa, prima collegandomi al discorso che faceva anche sulla moglie. A volte noi siamo così spaventati a volte su alcune emozioni fortissime che stiamo vivendo in un certo periodo, e quindi a volte è talmente potente questo panorama di emozioni che in quel momento, anche non volendo, siamo costretti a scappare. Almeno mi è successo, cioè. Però quello che dico io è una cosa che se, mi ha già risposto. Se mi permette, vedi, questo è un esempio dove, poi continua con la domanda, l'emozione paura sovrasta l'emozione piacere. Il piacere mi spingerebbe in una direzione, ma la paura, che è l'emozione più potente perché salvaguarda la vita, ti mette in allarme e ti fa fuggire da una cosa che ti piace. Ecco, però potrebbe essere, come dire, quasi risollevante, cioè anche dal punto di vista proprio personale, cioè curativo, direi, tornare sulla scena dell'evento, quindi ritornare nei luoghi, nei posti dove ci si è innamorati, ci si è vissuti, si è partecipato a delle cose, no? Ecco, io e quindi per curarsi anche da questo punto di vista, cioè per
per affrontare la paura che prima non si è riusciti ad affrontare, ecco. Grazie della domanda, perché è molto curiosa. Mentre lei esprimeva il tornare sui posti, mi venivano in mente due sensazioni, cioè l'omicida che torna sul luogo del delitto, la prima, è comunque un delitto amoroso, un delitto, perché un amore mancato, un amore fallito, esiste un delitto peggiore? Pensateci. Dall'altra parte, la ricerca del tempo perduto di Proust. Io ritorno sui luoghi, vado a rivivere le cose, ma non sarà mai la stessa cosa, perché la nostra memoria, sappiate, ci racconta un sacco di balle sul nostro passato. È uno dei nostri processi cognitivi più fallaci, eppure quello a cui è stata data più fiducia, soprattutto in psicologia. Vai a ricostruire il trauma, vai a ricostruire le cose, ma la memoria cambia secondo i nostri stati d'animo. E noi torniamo in quel luogo dove siamo stati 30 anni prima, 20 anni prima, alla ricerca della sensazione dell'amore perduto, ma cosa ci troviamo? Ci troviamo quello che noi ci mettiamo in quel momento. Questo è il punto. Il più delle volte noi sentiamo quello che noi ci mettiamo quando andiamo a ricercare cose che già conosciamo. Quindi in realtà quello che noi possiamo fare con le cose che abbiamo perduto è solo una cosa: costruire una sorta di quadri di ricordi. Quindi lavorare con le nostre immagini e collezionare un museo di quadri, di immagini, di ricordi, che ci farà coltivare la nostalgia visitando quella serie di immagini, ma non sarà rivivere le stesse cose, sarà vivere oggi, alla luce di quello che io sento oggi, quello che ho vissuto ieri, ieri l'altro, di più. Però può essere un ottimo processo per emanciparsi da quelle cose, che ci permette di vivere il presente e il futuro, impedendo al passato di dilagare nel presente e impedire il futuro. Buonasera, e io volevo chiedere, probabilmente da in campo di studio delle emozioni, mi aspettavo di sentire tra le primarie anche l'amore, quindi forse un po' contrapposto al piacere, ovvero non la ricerca di un piacere personale, ma la sensazione di ricerca di bene anche dal punto di vista dell'altruismo, e forse anche come opposto alla paura, cioè agire nonostante una sensazione di pericolo, agire anzi senza paura, perché si parlava un altro tipo di emozione. Volevo chiederle. L'amore è un sentimento, non è un'emozione. L'amore è una disposizione verso persistente, quindi l'amore è un sentimento, è uno stato d'animo che, da stato d'animo, se persiste, diventa sentimento. Gli stati d'animo persistenti sono sentimenti, non sono emozioni. Nella letteratura viene fatto un sacco di confusione tra queste cose, perché la maggioranza degli autori, essendo di lingua americana, non hanno un linguaggio così preciso come il nostro, che deriva dal latino. Ecco, poi le traduzioni aggiungono ancora più confusione, ok? Però l'amore è un sentimento, l'innamoramento è uno stato d'animo, una disposizione, non è un'emozione, perché è persistente nel tempo. L'emozione è qualcosa che tu vivi, si satura, finisce, poi magari si riproduce, perché è un meccanismo adattivo, non è qualcosa che persiste. Una disposizione persistente è un sentimento. L'ultima domanda. Sto cercando di vincere la mia paura, l'ho terrorizzata, e volevo chiedere come sta. Oh, grazie. Beh, devo dire, grazie a Fleming, molto meglio. Ho sentito che sta prendendo un antibiotico. Ma in realtà, non sapevo fino a stamani se sarei venuto o no. Poi, come dire, grazie a Fleming, quindi come vedete, nessuno denigra anche la chimica. La chimica, quando è utile, è fondamentale. Senza la penicillina
l'umanità continuerebbe a morire nella maggioranza per setticemia e infezioni. Quindi in ogni cosa c'è un buono. Ciò che fa la differenza è l'uso che ne facciamo. Nessuna cosa è buona e cattiva in sé. L'energia atomica è pericolosa. Dipende che uso ne fai. Tutto è cattivo, tutto è buono a seconda di quello che fai. Pensate che gli antichi saggi della tradizione ellenica, quelli che vengono chiamati come i presocratici, a questi grandi savi fu chiesto di condensare in una singola massima tutta la loro saggezza. Tutti e sette convennero in una semplicissima espressione: nulla di troppo. Grazie a tutti.